Ciuccuccio. Però che ha dato puttana a Dario ieri sera a tutti. Ti ha difeso, Serena? Guarda che fa bene, capito? Buongiorno a tutti e buona domenica. Innanzitutto vorrei partire, visto che speriamo di riuscirci quest'anno, a riuscire ad arrivare in primis. Poiché per aiutare l'Italia, per creare lavoro, creare omertà, sincerità, onestà, felicità. Ci vorrebbe veramente, per convenienza economica, una grande federazione di tante cooperative, anche di Ravenna, decise di vendere i terreni, i produttivi e anche di sua proprietà. Già la punta. Questo è successo tanti anni fa al sud di Punta Marina. Nel 1961 si accordò con un imprenditore vicentino, il conte Augusto Chiericati, che nel 1964 fece la vendita e poi la perfezionò, questo Chiericati, classe 1900, dove colui rappresentava l'imprenditoria illuminata, lungimirante, alla ricerca di nuovi progetti, grandi imprese e soprattutto opportunità, non solo per se stesso, ma anche per gli altri. Era una visione già modernissima di imprenditore. Dopo che aveva viaggiato da giovane in diverse parti del mondo, in missioni diplomatiche a rientro in Italia, intraprese con successo diversi progetti imprenditoriali che lo condussero a fondare la PB Gas di Milano. In seguito diventerà anche vicepresidente della Italgas. Oltre a conoscere e intrecciare rapporti con Enrico Mattei, il suo spirito innovativo, sempre alla ricerca di nuove sfide, lo condusse a creare anche la PB Gas do Brasil per espandersi nell'area sudamericana. Iniziarono così i lavori di urbanizzazione della località che stava per nascere, disegnata dal professor Giovanni Barbini dell'Università di Venezia, Monsignor Giovanni Mesini, conosciutissimo come studioso di antichità ravennati e dantista, dove suggerì il nome di dare alla località ispirandosi a un passo della Divina Commedia, Paradiso, canto 21, Nostra Donna in sul Lito Adriano. Alcune aree furono cedute al comune di Ravenna, più di 100 ettari, per farne parchi pubblici, pubblici servizi come scuole, colonie, ufficio postale, ufficio comunale, chiesa, eccetera. Le opere e gli impianti infrastrutturali furono tutti eseguiti dalla CMC, compresa la costruzione del grattacielo Residence Adriatico. È un bel complesso, bella vista, è del centro svizzero. Ci furono figure di spicco e determinanti per la crescita e l'evoluzione di Lido Adriano. Furono Angelo Buratti, che realizzò il Grand Hotel Azzurra, riuscendo a coinvolgere sempre più turismo straniero, Antonio Bucci con l'hotel K2, i ristoranti La Plitone e Vinona, oltre alla realizzazione di villette e condomini. Saturno Bucci, che costruì la gran parte delle aree villette della zona centro-sud di Lido Adriano, e poi locali storici come il bar Arianna, il bar Carletto e il Tris Market di Bezzani, oltre il grandissimo lavoro realizzato dalle attività balneari. Molto di quello che fu creato lo si deve al lavoro, alla lungimiranza e alla tecnica imprenditoriale della Bisanzio. La società fondata dal conte Chiericati, poi sotto la guida della figlia contessa Anna Chiericati, che fin da giovanissimo aveva seguito il padre collaborando con le sue varie iniziative. Ora Lido Adriano è una delle località costiere ravennate più frequentate, superando addirittura Marina di Ravenna, in quanto a presenze durante il periodo estivo d'estate, la popolazione si moltiplica, la spiaggia affollata e sullo sfondo in mare le scogliere antierosione, le prime a essere realizzate in questo tratto di costa, proteggono la località come in un abbraccio.
sono una caratteristica del paesaggio, come la spiaggia corta e le piscine nate negli anni 90 per sfidare la mucilagine. È ancora oggi in uso ad arricchire l'offerta turistica Lido, come la chiama chi ci abita o lo conosce bene. Negli anni si è riusciti a trasformare le proprie debolezze in una grande forza, e perché veramente in questo bel paese dove c'è amore, c'è felicità, ci vorrebbe veramente un turismo di onestà, di felicità e di pace e di grande amore per veramente incominciare a essere felici in questo grande mondo. Futura si batterà per queste cose, anche perché in questi anni ancora con questa pandemia ho avuto il grip, scriveva nell'Ottocento Massimo D'Azeglio. Traduco in francese grip, influenza, fino agli inizi del Novecento. Infatti il termine influenzale fu affiancato con lo stesso significato della parola grip, forse derivata dal polacco grip, raucedine, o dal francese agripper, aggrapparsi al di là delle incertezze etimologiche. Il termine grip si è poi conservato in tedesco e francese, mentre in italiano e in inglese ha lasciato il campo a influenza. Una malaria influenza si sente dire con inaudita incoscienza allo scadere del 2019 e ai boschi e alberi del 2020 in Italia. E non solo, quando albeggiò la sinistra, la diffusione maledetta del Covid-19 in Italia e in tutto il mondo. I quali sgomenti imbambolati ancora ignoravano il subisso tempestoso di notizie e notiziari che li aspettavano al varco. Nella più drammatica pandemia da un secolo a questa parte, le reticenze e i ritardi della Cina nell'avvertire gli abitanti del pianeta non significavano niente di buono, altro che banale influenza. Influenza è attestata con certezza a partire dal 500 e deriva da un lato dalla convinzione che la malattia fosse causata dalla nociva influenza degli altri e dall'altro dalla cosiddetta dottrina miasmatico umorale di derivazione ipocratica che dominava in campo medico, credendo che le epidemie fossero provocate da miasmi della materia in decomposizione trasportati dal vento. Prima della scoperta dell'esistenza di germi e batteri si riteneva infatti che la malattia epidemiche fossero causate dalla mala aria carica di miasmi umorali, ossia di particelle velenose che si appiccicavano letteralmente all'uomo. Questa concezione medievale aveva influenzato a lungo anche la pianificazione urbanistica della città, che in base a direzioni in cui spiravano prevalentemente i turbini d'aria, provvidero a concentrare sotto vento le attività industriali più inquinanti, come le concerie, in modo che i loro miasmi influenzali non aggredissero gli abitanti del centro urbano. Vento mefitico per eccellenza, era considerato lo scirocco, umido, e portatore di particelle infette. Nell'Ottocento, infatti, era ancora diffusa la convinzione che la causa delle epidemie europee risiedesse in particolare nei venti caldi soffianti dal sud, questi attraversando i deserti egiziani e i cimiteri sul delta del Nilo si sarebbero caricati di esalazioni ipotidi e di origine animale e vegetale, per poi riversare sulle coste europee del Mediterraneo, scatenando i terribili pandemie. Oggi l'esistenza di virus e batteri che si diffondono per contatto e per via aerea è un dato medico scientifico ormai acclarato, salvo per quanto fantasioso birbante negazionista o per cialtroni mediatici che tengono banco all'ombra dei nuovi media. Del resto, per millenni l'uomo ha ignorato che a trasmettere determinate malattie fossero organismi invisibili a occhio nudo. Il primo a parlare di bestioline viventi fu nella seconda metà del Seicento un commerciante di stoffe olandese, Anton van Leeuwenhoek, che aveva inventato un microscopio ottico assai più potente e preciso di quelli dell'epoca. A partire dal cervello di una mosca sezionò e ingrandì di tutto, confermò l'esistenza dei vasi capillari preannunciata da Malpighi e descrisse le fibre muscolari, i primi organismi unicellulari, la struttura del cristallino, i globuli rossi e gli spermatozoi. La scoperta più emozionante però fu quella in cui puntò il microscopio sulla goccia d'acqua piovana. Scorse con meraviglia
un universo di minuscoli animaluccoli, mille volte più piccoli dell'occhio, di un pidocchio adulto, aveva scoperto i protozoi. Ma nonostante l'uso del microscopio, gli scienziati non capivano ancora la natura di quei minuscoli esseri viventi che riuscivano a vedere. Non si immaginava che potessero essere proprio quelle bestioline le responsabili di infezioni e malattie. Già dal Medioevo, tuttavia, l'esperienza aveva insegnato che una persona infetta poteva trasmettere la malattia a una persona sana. Per evitare il contagio si ricorreva quindi a metodi che avevano dimostrato empiricamente una certa efficacia, come la quarantena. L'uso di bruciare oggetti vestiti contaminati e il confino dei malati in lazaretti, lancinati nella memoria d'avvilito addio nella sua Sicilia della madre manzoniana, dalla giovinezza avanzata, ma non trascorsa, meno impegnato il nostro patto studentesco per quella canaglia di Don Rodrigo. Tra i maggiori pericoli in quanto veicoli di contagio che viaggiavano da un territorio all'altro, passando di mano in mano, vi erano senza dubbio le lettere intese, non come disciplina umanistica, ma come corrispondenza. A partire dal 500 gli scambi epistolari divennero uno strumento d'uso comune per le autorità sanitarie, locali. Si poneva quindi un nuovo problema: come impedire che le lettere fossero un involontario vettore di infezioni? Il concetto di sterilizzazione era ancora incompreso, ma la deputazione di salute dei comuni italiani inventarono comunque vari sistemi per purificare la posta in transito, a cui opporre il bollo di disinfezione avvenuta. Il metodo più rapido per proteggere da eventuali contagi, almeno il latore, se non il destinatario, era quello di fumigiare o di fumigare le lettere, così come erano, per poi bollarle con la scritta netta di fuori, sporca di dentro. Oggi si dice delle lettere anonime, anzi, ieri si diceva, adesso si usa la spudoratezza impunita della posta elettronica camuffata. Ho raccontato scampoli della riflessione sulla storia della medicina sollecitata dal mio impegno per un grande programma. Sì, il programma di futuro, perché vorrei veramente affratellarmi con i lettori, che come me confermeranno l'affettuosa fiducia in questa grande lettura, la lettura che si salvifica in questi isolamenti. Da questo mi lascio influenzare volentieri e per i suoi contagi non desidero vaccini. Per il Covid-19 no. A proposito, come va con i vaccini in Puglia? Qualcuno mi può informare dicendomi cosa sta succedendo, ma no con la scritta netta di fuori e sporca di dentro. Vorrei così ancora chiudere questo grande discorso su quel signore che dicono che è italiano, che ieri ho parlato un po', ma probabilmente non avevo preso tutti quegli appunti che mi servivano. Giuseppe Garibaldi nacque a Nizza il 4 luglio 1807, dunque non è italiano. Quando questa città sul Mar Ligure era ancora italiana, suo padre fu il suo primo maestro, una delle doti che Garibaldi mostrò fin da bambino fu coraggio. La grande passione del piccolo Garibaldi era divenire marinaio. Nel 1825, ormai diciottenne, ottiene il permesso dal padre di imbarcarsi su una grande nave. Da allora fu un susseguirsi di viaggi. Ottenne il grado di ufficiale marittimo nel 1832 all'età di 25 anni. Il viaggio che Garibaldi fece in Russia nel 1833 decise tutto il suo avvenire. Lì si incontrò con alcuni iscritti alla Giovane Italia e giurò che si sarebbe impegnato al massimo per la liberazione dell'Italia. Giuseppe Garibaldi nasce a Nizza Marittima nel 1807 e muore a Caprera nel 1882. Lo conosciamo soprattutto per essere stato uno degli artefici dell'Italia. Vediamo nel dettaglio le parti più salienti della sua vita. Figlio di Domenico, capitano mercantile di origine genovese, e di Rosa Raimondi, Garibaldi a 26 anni entra nella Giovane Italia, conosce Mazzini a Marsiglia e decide di partecipare alla rivolta di Genova nel 1834. Il moto però fallisce e lui viene condannato a morte in contumacia. Fugge allora in Brasile nel 1835, dove comanda la flotta da guerra dell'insurrezione di Rio Grande do Sul contro il governo brasiliano.
e crea un corpo italiano del movimento indipendentista dell'Uruguay. Si tratta delle famosissime camicie rosse. Tornato in Italia nel 1848 con un gruppo di volontari combatté contro gli austriaci, ma è costretto a rifugiarsi in Svizzera. Dopo la proclamazione della Repubblica Romana si trasferisce a Roma e prende il comando della Legione Italiana contro il corpo di spedizione francese di Oudinot. Dopo la caduta di Roma riesce a sfuggire alla cattura trasferendosi a San Marino, perde Anita, dirigendosi a Venezia, segue un nuovo esilio, Tangeri, New York, Perù, poi torna nel 1854 e nel 1856 aderisce alla Società Nazionale di La Farina. Nominato generale dell'esercito piemontese da Cavour, nel 1859 arruola attualmente in Brescia. Tuttavia, a seguito dell'amicizia in Villafranca, soprattutto dopo che Nizza viene ceduta alla Francia, resta deluso e amareggiato. I suoi rapporti col governo si raffreddano. Dal ritorno da Viareggio si consiglia per chiedere allo stesso Mazzini l'iscrizione alla Giovane Italia. Nel 1848, nella prima guerra d'indipendenza, non appena seppa che il re Carlo Alberto aveva dichiarato guerra all'Austria, partì all'America, alla volta dell'Italia, pronto a combattere per la sua patria. Il 23 toccò il porto di Nizza, da dove ripartì per la Lombardia. Giunse a Milano nei primi di luglio, dove venne accolto con entusiasmo. Nella notte tra il 30 e il 31 luglio i volontari garibaldini si misero in marcia verso Bergamo, con il proposito di ostacolare gli austriaci. Mentre Garibaldi otteneva qualche vittoria, Carlo Alberto aveva chiesto l'armistizio. Questo fu per Garibaldi un atto di virilità e decise di continuare a combattere. Fece fronte agli attacchi austriaci per 20 giorni, poi sciolse il corpo dei volontari perché considerata una resistenza inutile. Nel 1854 Giuseppe Garibaldi si stabilì nell'isoletta di Caprera e quando nel 1859 scoppiò la seconda guerra d'indipendenza egli la poté raggiungere in tempo. Così ottenne il comando di un numeroso corpo di volontari, i cacciatori delle Alpi. In poche settimane Garibaldi e i suoi occuparono Como, Varese, Bergamo e Brescia. Ma proprio mentre stavano entrando nel Trentino giunse l'ordine di sospendere le operazioni militari. Napoleone III aveva firmato l'armistizio con l'imperatore d'Austria. Il 4 aprile del 1860 i mazziniani fecero scoppiare una violenta insurrezione, ma venne repressa dai Borboni. Gli insorti non cedettero e chiesero aiuto a Garibaldi, che immediatamente raccolse 1000 volontari e con essi salpò da Quarto alla volta della Sicilia. L'impresa dei 1000 ha veramente del leggendario. In soli 4 mesi essi riuscirono a liberare da Borboni tutta l'Italia meridionale. Dopo questa strepitosa impresa Garibaldi non volle accettare nessuna onorificenza e si ritirò nella sua prediletta a Caprera. Nell'estate del 1870 una guerra tra due delle maggiori potenze europee, allora la Prussica e la Francia. Garibaldi decide di correre in aiuto di quest'ultima impegnata a difendere la sua libertà e anche contro il potente esercito prussiano riuscì a far valere la sua abilità di condottiero. Il 23 gennaio del 1871 presso Digione Garibaldi sconfisse il nemico, conquistando l'unica vittoria dell'esercito francese durante il conflitto. Alla fine della guerra i francesi in segno di riconoscenza elessero Garibaldi, deputato all'Assemblea Nazionale. Le geste in territorio francese furono le ultime del condottiere Rizzardo, ormai vecchio e malfermo. In salute egli si ritirò a Caprera, con la famiglia trascorse gli ultimi anni scrivendo le sue memorie e altre opere di carattere storico. Nel 1882 si recò in Sicilia per rivedere i luoghi dove si erano svolte le gesta ormai diventate leggendarie della spedizione dei 1000. L'eredità ideale e politica del pensiero di Giuseppe Mazzini è stata lungo oggetto di dibattito tra un po' di interpretazioni, in particolare durante il fascismo e la resistenza. Già nel settembre 1922, prima dell'avvento del fascismo, il cinquantenario della sua morte fu celebrato in una serie di francobolli in seguito del ventennio fascista. Mazzini fu oggetto di citazioni in libri, articoli e discorsi, fino al punto di essere considerato una sorta di
precursore del regime di Mussolini. Secondo un appunto diaristico titolato Ripresa Mazziniana di Giuseppe Bottai, però l'utilizzò, che invece Mussolini fu sempre strumentale. La popolarità di Mazzini durante il periodo fascista è dovuta anche ai numerosi repubblicani che confluirono nei fasci di combattimento, iniziando il loro percorso di avvicinamento a Mussolini durante la battaglia interventistica, soprattutto nelle aree dove maggiore era la presenza del PRI, cioè in Romagna e nelle Marche. Nel 1917, sulle pagine dell'iniziativa, l'organo di stampa del PRI si guardava Mussolini come al magnifico bardo del nostro interventismo. Particolare fu il caso di Bologna, città in cui i repubblicani Pietro Nenni, Guido e Mario Bergamo presero parte attivamente nel 1919 alla fondazione del primo fascio di combattimento emiliano, per poi abbandonarlo poco dopo diventando avversari del fascismo. Tra i più famosi repubblicani che aderirono al fascismo vi furono Italo Balbo, che si era laureato con una tesi su il pensiero economico e sociale di Mazzini, e nel quale lo storico Claudio Segre ha scritto: Balbo, prima di aderire al fascismo nel 1921, esitò a lasciare i repubblicani fino all'ultimo momento e considerò la possibilità di mantenere la doppia iscrizione. Curzio Moraparte e Berto Ricci, che dal fascismo vedeva la perfetta sintesi tra la monarchia di Dante e il concilio di Mazzini. Il titolare mazziniano Delio Cantimori, nella prima fase del suo percorso politico che lo portò prima ad aderire al fascismo, poi al comunismo, considerava il fascismo compimento della rivoluzione nazionale iniziatosi con il risorgimento che doveva riuscire dove il processo risorgimentale e il cinquantennio successivo avevano fallito nell'inserimento e nell'integrazione della massa nello Stato nazionale, nella creazione di una più vera democrazia ben diversa dal parlamentarismo, in lontana dall'apparismo, dal particolarismo, dall'inerzia che avevano caratterizzato l'Italia liberale, inizialmente la tesi delle origini risorgimentali dal fascismo fu fatta propria anche dai comunisti. Nel Palmiro Togliatti del 1931, polemizzando con il Movimento Giustizia e Libertà, il suo fondatore Carlo Rosselli, in un articolo sullo Stato operaio, criticò il sorgimento e indicò in Mazzini un precursore del fascismo. La tradizione del risorgimento vive quindi nel fascismo ed è stata adesso sviluppata fino all'estremo Mazzini. Se colui fosse ancora vivo, plaudirebbe alle dottrine corporative, né ripudierebbe i discorsi di Mussolini sulla funzione dell'Italia del mondo. La rivoluzione antifascista non potrà essere che una rivoluzione contro il risorgimento, contro la sua ideologia, contro la sua politica, contro la soluzione che esso ha dato al problema delle unità dello Stato e a tutti i problemi della vita nazionale. La stessa posizione fu assunta nel 1933 da Giorgio Amendola durante il confino a Ponzio nel primo dei due corsi sul risorgimento tenuti per i confinanti, per poi rivedere tale impostazione nel secondo corso dopo la svolta in Italia del 1934, che segnò l'inizio della politica del fronte popolare con la conclusione di un patto d'unità d'azione con i socialisti, allorché insistette sulle origini risorgimentali del movimento operaio. I fascisti, inoltre, rivendicavano la continuità con il pensiero mazziniano, anche riguardo all'idea di patria, alla concezione spirituale della vita, all'importanza dell'educazione di massa contro strumento per creare un uomo nuovo e una dottrina economica ispirata alla collaborazione tra le classi sociali. Lo storico Massimo Baioni scrive a proposito della contemporanea celebrazione del 1932, del 50° anniversario della morte di Garibaldi e del decennale della marcia su Roma: le principali manifestazioni del 1932 sembravano confermare il nesso tra il bisogno di presentare il fascismo come erede delle migliori tradizioni nazionali e la volontà non meno forte di enfatizzarne le componenti moderne,
che avrebbero dovuto distinguerlo come originale esperimento politico e sociale. Negli anni dell'esistenza 44-45 la situazione si complica maggiormente. Il fascismo della Repubblica Sociale Italiana intensificò naturalmente i richiami a Mazzini. Ad esempio, la data del giuramento della Guardia Nazionale Repubblicana venne fissata il 9 febbraio, giorno della proclamazione quasi un secolo prima della Repubblica Romana, che aveva avuto alla sua testa il triumviro Mazzini. Ma anche gli antifascisti, in particolare i partigiani di Giustizia e Libertà di Carlo Rosselli, iniziano a richiamarsi sempre più apertamente al rivoluzionario genovese. Proprio Rosselli scrisse nel 1931 ad uno studioso inglese: agiamo nello spirito di Mazzini e sentiamo profondamente la continuità ideale fra la lotta dei nostri antenati per la libertà e quella di oggi. A seguito della caduta del fascismo e dell'armistizio di Cassibile a partire dal 1943, la lotta contro il nazifascismo vide la partecipazione dei repubblicani, il cui partito era stato sciolto dal regime nel 1926, anche attraverso la formazione di proprie unità partigiane, denominate Brigate Mazzini. Anche un comandante partigiano proposto per la medaglia d'oro a valor militare, Manrico Duceschi, ispirò la sua azione all'ideologia mazziniana, adottando in onore di Mazzini il nome di battaglia di Pippo, lo stesso pseudonimo usato dal patriota genovese. E ancora una volta il Movimento 5 Stelle da sempre sventola la bandiera della Eccoli Democracy, ma qualcosa sembra essere andato storto. Crisi della partecipazione e Digital Democracy. Da anni il sistema politico italiano è affitto dal crollo di uno degli assi su cui si dovrebbero basarsi. La partecipazione, stando alle rivelazioni più recenti ISTA, rende noto che dal 2014 al 2019 la quota di persone dei 14 anni in poi che non partecipano alla vita politica è aumentata, arrivando al 23,2%. In Italia sono ben 12 milioni di persone che non parlano, non si informano e non partecipano più direttamente alla vita politica, all'interno dell'ampio settore della partecipazione politica che si declina, sì, partecipazione diretta che indiretta. Aleggia da anni la crisi dei partiti, quali soggetti in grado di svolgere un ruolo di intermediazione tra elettori ed istituzioni. La crisi dei partiti tradizionali è stata investita anche dal fenomeno della digitalizzazione, che oltre ad aver rivoluzionato il mondo della comunicazione politica ha aperto nuove frontiere. Sul lato della partecipazione maggiore risvolto l'emersione dei partiti digitali, i quali perseguono l'obiettivo di rivitalizzare il rapporto con l'elettorato, cavalcando l'onda delle Ample Democracy, la volontà di fare breccia nel mondo della democrazia è veramente inferiore a una grande prospettiva di vita. Con il raggiungimento di un sistema di democrazia diretta ma non indiretta, ha fatto il suo ingresso in Italia con il Movimento 5 Stelle la piattaforma Rousseau, che ora Casaleggio vuole chiudere perché si è rotto i coglioni di non prendere i soldi dal Movimento 5 Stelle. E il Movimento 5 Stelle in questo momento sta cercando di fare optional, di andare a fare il dittatore comunista e di andare a metterlo nel sedere a tutti i popoli e nei popoli. Amen. E così è stata denominata da Digital Democracy Report 2021 come una tra le migliori piattaforme internazionali di democrazia digitale. L'iniziale percorso in ascesa della Petta Stellati è noto a tutti: il partito attraversato in molteplici mutazioni che oggi l'hanno portato ad una grossa spaccatura. Oggetto di contesa sono i dati linfa vitali. Per il mondo digital, la piattaforma Rousseau nasce con l'intento di rivoluzionare il modo attraverso cui fare politica, dando la possibilità di implementare un tipo di partecipazione attiva online. Il sistema è chiuso ed accessibile solamente agli iscritti. È proprio sul capitolo iscritti che si è infiammata la disputa tra ala governista Conte e Di Maio, Crimi Grillo, ed ala radicale con Casaleggio e Rousseau.
Il punto principale della vicenda è che il Movimento 5 Stelle non detiene, come tutti i partiti, una lista dei propri iscritti che invece gestisce l'associazione Casaleggio. L'associazione si rifiuta di cedere questi dati al Movimento 5 Stelle, in quanto informazioni che dovrebbero essere tenute dal capo politico, il no, deriva dal mancato riconoscimento di Conte, quale legittimo rappresentante legale del Movimento. Posizione che trova come solida la base, la decisione del Tribunale di Cagliari, che si esprime percorrendo questa linea interpretativa. La questione sembra essere destinata a divenire una lunga battaglia all'interno della più vasta guerra istituzionale, basata su una democrazia delle volte schizofrenica e non più ideologica, ma malpiga. La speranza era quella di essere approdata nell'era della partecipazione digitale della vasellina, senza eccessive problematiche. In realtà la vasellina, con la tanta delicatezza, può fare una grande gestione di dati e una grande gestione di benessere, dentro il quale, girando e rigirando dei membri, si possono anche trovare delle grandi felicità nei meandri del digitale. È molto facile cadere. I dati nel digital sono potere, e il potere della politica è molto, se non tutto. Ma ancora una volta Di Maio aveva detto che era tutto a posto. Futura Solidale Romano proporrà anche i seguenti progetti, oltre ad altri in fase di capire concetti, opere per recepire felicità, amore, pace, altro. Su Covid-19, più strategia di aggregazione elettorale per conoscere il partito sotto il profilo delle analisi e delle proposte politiche. Bisogna in primo luogo leggere il documento di analisi e proposte che scriveremo in questi mesi. Documento sulla repressione della rendita finanziaria. Documento contro la rendita urbana. Documento sul lavoro e previdenza sociale. Concorrenza e libera professione dell'avvocatura, dove noi proporremo ancora 13 documenti. Un documento sulla scuola. Un documento sui diritti civili bioetici. Un documento sulla riforma tributaria, un documento sull'immigrazione, una proposta di riforma del sistema bancario, un'altra proposta del sistema pensionistico, una grande disciplina delle finanze del comune, giochi e scommesse, le imprese pubbliche, i problemi della ricerca scientifica nel settore bibliometrici, una strategia energetica per l'Italia, un grande finanziamento in struttura del Servizio Sanitario Nazionale. Programmeremo una grande comunità e territorio per le linee guida, per una programmazione urbanistica nazionale, per creare felicità, amore, pace, buonsenso, onestà, per creare un mondo migliore di lavoro per tutti, per creare veramente una pace per tutti, un buonsenso per tutti e un beneficio per tutti, anche per i nostri grandi amici animali. Il criterio statutario che abbiamo adottato e proponiamo a tutti i militanti e di non essere fanatici, ma di aderire a un partito che si chiamerà, presumo, Partito Futura di Romano, per una grande solidarietà nel mondo del lavoro e per una grande civiltà di onestà per tutti. Perché veramente chi aderirà a questo grande partito, con una grande condivisione di una grande quota del tutto, con grandi contenuti progetto, ovviamente con un grande linguaggio di organizzazione, e quando si aderirà e si accetterà il 100%, ovviamente si concorrerà a decidere per un grande futuro, il futuro per una grande Europa, dall'Italia alla Francia, all'America, all'Europa, a Bruxelles, all'Africa e a tutto il mondo terreno. Andremo anche sulla Luna e andremo anche su Marte, per prendere coloro che vivono lassù, perché veramente noi vorremmo veramente essere così fiduciosi di concorrere e decidere per un grande futuro felice per tutti, dove noi crediamo che questo metodo ci stia consentendo e continuerà a consentirci di selezionare ad aggregare i migliori del popolo italiano, nella consapevolezza che stiamo promuovendo un'azione probabilmente che ha ben pochi uguali nell'attuale vita politica nazionale, la costruzione di un'alternativa politica dal basso
per quella che dovrà essere una nuova lotta di liberazione, per un'Italia libera, per un'Italia nuova e per un'Italia felice per tutti. Perché ancora una volta riteniamo di poter affrontare e vincere, secondo le regole dell'organizzazione e della competizione politica. Ci libereremo di tutta questa politica sporca, magna magna, che in tutti questi anni coloro hanno contribuito a svendere pezzi di una grande nazione per ricoprire ruoli mafiosi, per vendere guerra, disastrare terre, per farsi ricchi loro e poveri dementi noi. Ma non solo, invece di creare benessere, hanno solo portato morte e miserie nei mondi, ma hanno creato danni a terreni, opere, anche per coloro che hanno costruito case ed altro con materiale non idoneo. Avrei da aggiungere molte cose ancora, ma vi lascio veramente tutti augurandovi una buona domenica, un buon pranzo, un buon pomeriggio e una buona serata e una grande notte felice a tutti. Saluti a tutti voi dal presidente di Futuro Romano Solidale per tutti i nostri figli e per un grande mondo, per un nuovo mondo pulito e per avere tutti gioiosi, contenti, veramente insieme, la più grande felicità del mondo per tutti noi. Ciao da Giovanni Digiuni e a presto, perché veramente chi verrà con me? E se riusciremo a vincere, ci sarà lavoro per tutti, dignità, onestà, operosità, benefici per tutti, e veramente saranno giorni di felicità e d'amore per tutti. Ciao da Giovanni Digiuni e buon pranzo. Beffa e caffè. Subito. È venuto anche la Serena. Oggi mica, a metà.